Allora dovete spiegare, buonasera a tutti. Qual è Camo rubato? Camo rubato, scusate, che cosa Abbiamo abbiamo invitato rubato? Denis apposta, che tra l'altro ha poco tempo, quindi Dai, prima. Stefano, possiamo dirlo con molta sincerità. Il rigore per la Lazio c'è, purtroppo è netto, lì non È ti la che vuoi. preoccupare. È la che vuoi. Secondo me, a parte Calma. allora che vuoi, calma, stai sereno, stai tranquillo, rilassati. Secondo Allora, me. scusami. Allora, che cosa vuoi? Perché è romano questo, non era perché è No, offensivo. no, No, non è no, no. romano il problema, però nel Me senso, levo occhiali così ci vedo, vai. secondo me, Stefano, c'è un rigore per la Fiorentina alla fine del primo tempo. Qual era? Quello Faccio sui vedere sto cornetti. rigore, oh. O quella sui Faccio cornetti. Per vedere. me questo è rigore, ragazzi. Quale? Questo per me è Quale? rigore, ragazzi. Cioè, se uno Oh, corre hai lì. visto? La Qua, serie come dove? se pompano subito. Fino a Per ieri me questo è stavano rigore, dentro. ragazzi. Dove, oh? Lì, È qui ci sono rigore, due quello. falli. Qui ci sono due Dove sta? falli. Dove Qui ci sono due ha toccato falli, quella? ragazzi. Questo. Ma se io blocco, se Dove? io fermo uno che sta Quello casca davanti da a me. solo. Un attimo, Quello casca Stefano. da solo. Un Oggi è attimo, Halloween Stefano. e quello si è buttato. Un attimo. Se io uno sta correndo, io gli metto la mano sulla spalla per toglierlo. Per me questo è fallo. Poi ne possiamo Ma mica parlare, l'ha placcato, ma, naturalmente. mica, no, ma scusate, ma quello Faccio un mica l'ha pull, faccio un placcato, pull, chi l'ha faccio il fatto? pull. Fai te. Per me quello è rigore, Che cosa? ragazzi. È rigore solo per te perché ha perso, Denis, giustamente. Denis, Denis, No, no, aiutaci te, Denis. Stefano, con Parlare me Stefano caschi malissimo. Denis. Come non è Guarda, difficile. guarda, cioè, mi stanno a tremare tutti gli occhiali, mi stanno a tremare. Scusa, mi levo, mi sono cascati, scusami. Con Ma qual me è? capite, Ma non quale è capito. rigore? Hai perso? Oh, hai perso? Ci devi stare. Basta, che hai perso? Che abbiamo Oh, rubato. ma Ho Stefano, rubato. magari presa la voce. No, ripresa la voce male, però. Magari presa la voce, ha ripreso. Ma dove stavi? Oh, ma non mi ha parlato, ha sempre barbettato, mo parli. E mo parla, visto? C'è bisogno di chiacchierare. Io senza occhiali o con occhiali parlo sempre, Sarvo, non Ah, c'è allora mo problema stai di cominciando a cose, quindi. barbettare, va bene. Stefano, Mo io stai penso cominciando a uno barbettare. che ti Io devi un attimino barbetto. Io rilassare. barbetto finché. Due, io Eh? ti faccio una domanda, ma tu devi essere onesto. Devi essere onesto. Vai. A parti inverse, avresti detto che era rigore, avresti detto Invertita. no, è caduto. È tanto che da rigore che te danno? Che tu ci batti le mani, sta tanto è inutile così. Che te Come danno? che Il te rigore mi hanno danno? dato, no? Come che te Fattimo. danno? Parlare Denis. Cambia la Oh, partita, non perché la parlate voi Lazio che state ieri. sempre a piangere. Oh, i Posso dire romanisti una cosa? parlassero. Posso dire una No, non cosa? puoi Dico una parlare cosa perché e se tu chiudo. parli stai sempre a piangere con Mourinho, quindi è Dico una inutile. cosa e chiudo. Dico una cosa e chiudo. Vai. Io non amo i tifosi della Votate, ragazzi. Fiorentina, no? Ma questa è l'ennesima conferma che Sì, più di De Ghe. tanto avanti non ti fanno andare perché la Fiorentina ieri ha giocato per pareggiarla o vincerla la partita. Quindi Ha questa è vinto. proprio. Ha Questo è il rosicato. finale. Allora, la partita è stata a Un chi? attimo, un attimo. Denis. Posso Allora, sapere da Siberiano Denis. quando si gioca una partita per perderla? Per No, favore, no, per per favore, per Denis. favore, Denis, ci aiuti lei. Intanto voi ragazzi votate al pool. Ok, no, allora il pool in realtà sta un po' dicendo quello che in realtà penso che pensiamo tutti, nel senso che siamo a 50-50, nel senso che anche dal video che hai fatto vedere all'inizio c'è la mano di Koné sulla spalla del giocatore della Lazio e si toccano lo scarpino e poi nella seconda parte è il contrario, il giocatore della Lazio appoggia una mano sulla spalla di Koné, quando già è Koné i due stanno già un po' perdendo l'equilibrio entrambi. Siamo in quella situazione che se ti danno un rigore, lo devi prendere perché comunque c'è un giocatore che fa quel movimento con il braccio. Però se vediamo proprio anche nel video che hai messo pancia all'inizio è al contrario. All'inizio c'è il giocatore della Lazio che cerca di del giocatore della c'è cioè Koné che cerca di All'inizio c'è il sbracciare. contatto sulle gambe, Dennis. Sì, Cioè, no, esatto, però dico. Icone cade, guarda qui, Icone cade perché c'è un contatto con le gambe. E Allora, lui, fammi mentre finire. sta per andare sulla palla, gli mette la mano sulla spalla. Ragazzi, questo è rigore. Cioè, io Questo voglio è il contatto che tu sapere. dici nelle Qua è come gambe. inizia, qua è come incomincia. Guarda, guarda i Quindi piedi, dico. guarda i piedi, guarda i piedi, Ma oh, il guarda braccio tu ce l'hai, amico dove tuo. sono E il i piedi. braccio Guarda dove i piedi sta? di Rovella. Allora Guarda c'è il il braccio. Dove sta il braccio braccio di Conè sulla del spalla. ragazzo di Ragazzi, colore, di Conè? Dove ce l'ha? I Conè guarda doveva il giocare piede di 10. Oh, Rovella. ma parli te che dovevi giocare 10 ieri, oh! Allora, I Conè come doppia giocare? espulsione da essere buttato Calma, fuori, calma. piangi. Ma tu vedi il calcio di rigore? Scusami, puoi vedere il calcio di rigore? Guardi, Ok? qua Tu cosa c'è c'ha a stata dire, scusami. un'espulsione, c'era Sì. un'espulsione secondo me, doppio giallo, non data. E tu parli di un calcio di rigore? Cioè, tu parli di un calcio di rigore, Koné deve essere buttato fuori. E di precisione. Ma Ma dove? guarda la Ma partita dove? dell'Olimpico, Fate non era tanti i fallito, perbenisti. eh. I Koné, Per me doppio siete giallo e l'arbitro l'ha fallito ieri. salvato. Calcio di punizione al secondo tempo. Ho messo a Secondo me. sbagliare, Pancio. Allora, Dimmi se no, no, sbaglio, non lo dimmi. so, non l'ho vista. Avete tutte le cose, però. Stefano, a parte che quel rigore è alla fine del primo tempo, cambia la partita,
e nelle condizioni in cui ieri due gol. Ah no, ieri in 10 non cambiava la partita. Stavamo 0-0, eh. 0-0, allora. Igone doppia espulsione. Un attimo. Prima quello però. Allora, un attimo. Allora, mi chiedo un secondo, ci sentiamo tutti. Ti dico la mia. Denis, ti dico solo la mia. Chiudiamo anche la polemica, non c'era nessun secondo giallo per Iconè perché il fallo l'ha Stefano, guarda che Stefano, guarda che il Lambrusco attimo, è buono, ma è buono la sera, stasera che è Halloween, non a pranzo. Il Lambrusco no, va bene. No, no, per favore, ognuno beve quello che vuole. C'è la ciccione, c'è la ciccione. Siamo al 50, siamo più o meno al 56-58esimo. Anche lì con Iconè mette la poggia la mano sulla spalla, Lazio che va in terra. Non c'è però una spa, cioè nel senso non è che è lanciato a rete il giocatore. Come Lazio non è lanciato a rete, Dennis? Dai, siamo stati, Claudio, sto parlando di un altro esercizio, sto parlando di un altro episodio. Se dici polemica, almeno ascolta quello che sto dicendo. Ti sto giustificando sul secondo giallo mancato. Okay, quindi non è lanciato a rete il giocatore della Lazio. Quindi ci sono 5 giocatori della Fiorentina a difesa schierata, quindi non è secondo giallo, siccome è al 58esimo. Questo per Stefano. No, quindi, Dennis, bravo, se siete qua oggi a fare polemiche... Ti dico, l'unico dubbio mi sembra il rigore quello chiesto della Fiorentina. Sì, è quello che... C'è Ciccione che aveva una domanda, forse. Io ieri l'ho visto e ho detto no, che cazzo è questo? Poi rivedendolo io noto che proprio nel secondo contatto, quando noi mettiamo l'attenzione sulla mano... In realtà lui va sulle gambe. Smettete di parlare di sopra i piedi, si toccano. Secondo me, guarda, sì. Guarda il secondo, guarda qua. Questo, ecco, guarda, lui va sulla gamba sua. È questo il fallo, secondo no, me. No, ma poi, ragazzi, quando tu sei sbilanciato e tu gli vai col braccio lì, quel braccio lì che lui gli mette sulla spalla, è proprio per dire cadi. Punto. Sì, ma infatti, questo fallo, se te lo fischiano, io credo sia molto più rigore che no. Infatti io sto dicendo che questo qua è un intervento negligente, se te lo fischiano lo prendi e non c'è nessuno scandalo averlo dato. Però non è, secondo me, è difficile che sia un episodio da VAR questo. Su questo il punto è questo qua. D'accordo. Poi come ha detto Flavio, i due tocchi di mano, il gol annullato e il rigore invece sono abbastanza chiari. C'è chi dice erano già cadute entrambi, che è un po', diciamo, che forse chi vuol difendere la Lazio ci sta come ragionamento. Prego, Augu. Ma io volevo sapere, ma se ci fosse stato un rigore, la Fiorentina c'ha uno come Immobile che lo segna, o c'ha quei due catenacci che hanno presentato là davanti pagati 30 milioni che stanno là a fare le figure, perché se lo tirano quelli è meglio che non danno rigore, quelli la porta manco con le mani la Augusto, piano, Il rigorista della Fiorentina è Nico Gonzalez, titolare nell'Argentina, campione del mondo. Vabbè, non è che mi fai tanto paura, un rigore, l'ultima volta che ha sbagliato il rigore, ma non faccia scarpetta almeno, scusi, è anche maleducazione, già scarpetta. Sta mangiando come no. La scarpetta è ma quando mai la scarpetta è maleducazione? Vabbè, ma si studi il Galateo, c'è maleducato. Succede pure le dita. Ho sentito Gabriele, perdonatemi. Pure le dita, Augusto. Gabriele, no, Manze, io non ho ascoltato attentamente quello che dicevano e vi dico la verità. Allora, l'episodio è normale. Ma non parlo da tifoso, non sto parlando da tifoso. Beh, insomma, vestito no, così... Non sei il tipo. No. Però, se vai a vedere il rigore, diciamo, sui Iconè, è l'episodio che... fai sbagli come la metti sbagli. Cioè è un 50-50, perché se dava il rigore alla Fiorentina, grande maturazione qua di Gabriele, signori, era giusto, perché sposo la tesi di Flavio a pieno. Però poi mi ha fatto vedere Dennis e due arbitrati che effettivamente c'è anche una mano prima dell'accaduto. Quindi diciamo è un episodio che quella la sbaglia. Ma non c'è l'immagine della mano di Iconè, Manfred? Cioè, si vede, eh? Come la mano di Iconè? Sì, vedi il braccio di Iconè sulla spalla. No, c'è, ma Manfredi l'ha oscurata, come con l'Inter. È come con l'Inter. Manfredi l'ha oscurata. No, ma io questa qua si vede. Io sono convinto con voi, cioè... Da qua, ecco, però scusatemi, da qua si vede che in realtà non... l'altra inquadratura sembrava che lo scarpino del giocatore della Lazio fosse su Iconè, da qua invece si vede... Non è questa l'inquadratura, quella davanti, quando fanno vedere davanti. Ma è questa, No, esatto. Qua si vede quella che davanti, invece non c'è... Quella davanti. Certo. Guarda il braccio, no ragazzi, guarda... Il braccio sta sul collo, Guarda la gamba destra di Rovella dove va, non va sulla palla. Non va
guarda qua, sì. Guarda qua, guarda qua. Sì, ma se guarda, girate l'immagine, braccio di Conè, il braccio di Conè dov'ha? Cioè, non è che il braccio di Conè sono messo in tasca, eh? Allora, cioè, allora, secondo me ha spinto lui da dietro. Ma poi se andiamo a vedere la non è questo, è questo il contatto. Ma perdonami, non è questo, ma se quello prima, se quello prima è stato tollerato, perché il secondo contatto non deve essere tollerato? Perché il secondo fa contro gamba, lo manda a terra. Che cazzo c'entra? Che quello fa braccio contro collo. Potete rimettere l'immagine, per favore? Potete rimettere l'immagine? Ma voi dovete giocare a danza classica, dovete giocare. Quando c'è lì, ecco, quando c'è sta questa immagine qua, guardate Rovella dove sta davanti, quindi lui che spinge dietro a Rovella, quindi Rovella viene sbilanciato per prima. Ma io e quello è normale sulla palla, io... Stefano, sulla palla ci arriva prima Conè. No, no, c'è i Conè, tu c'è la prima Conè. Cioè, guardate, tornate indietro. Ma pure se la palla ce l'hai Conè, che non è vero però. Il Conè mette un braccio dietro la spalla di Rovella e l'arbitro non fischia. Un secondo dopo accade il contrario e secondo la vostra mente l'arbitro doveva fischiare. Perché non fischia il primo? Perché non fischia manco il secondo? Ragazzi, esatto. Perché non fischia manco il secondo? Qui perché gli mette la mano sulla spalla quando stanno sulla palla, ragazzi? Perché sta davanti Rovella. Non lo so perché, perché c'ha le tasche nei pantaloncini, ecco perché. Non tira la mano. Comunque a fine fallo va a Lazio, dai, fallo va a Lazio. No. Comunque qua quello che ha detto. È così, ma la cosa bella è che uno ruba, ma vince in cazzo. Voi vincete in cazzo e rubate. Che rubate a fare? Cosa rubate per a fare? Per fate sta così. Esatto. Ma questo è meglio della vittoria. Io sono una favola, Io sono una favola. Ma te vedo, te vedo. Questo è Pancio. Vogliamo parlare della roba più bella della partita di ieri. Allora, cioè, se abbiamo finito la parte arbitrale, saluto Dennis, che so che doveva andare a lavorare. Se abbiamo finito gli episodi. Sì, l'unico episodio, sì, che penso che nessun difensore possa fare quell'intervento che ha fatto Milenkovic al 94esimo, non puoi difendere in quel modo. Cioè, in quel modo, anche se la palla l'avessero toccata prima, deviata, distanza ravvicinata, palla in attesa, tutte le eccezioni, se tocca la mano con la mano in quel modo è sempre calcio di rigore. Perché non puoi andare con la mano sinistra aperta verso l'avversario. Manfredi ieri sera ha detto di no, ricordiamolo. No, ha detto di no ieri sera. Non avevo un'immagine chiara che toccasse. Sul punto di contatto probabilmente il dubbio poteva essere. Sì, non c'è un'immagine chiara. Non sulla fallosità del tocco di mano, perché in quel modo è sempre falloso al 100%. Lì non c'è la discussione del pallone inatteso o altre cose. Guarda qua la mano. Ragazzi, questo non è rigore. Anche a me questa. Vabbè, grazie Dennis intanto. Ciao. Ciao Dennis. Ciao. Ciao. Pesante. Queste comunque sono le statistiche di ieri, ragazzi. Questa è la partita, ragazzi. Adesso vi faccio vedere anche la classifica. Chiaro che ci stiamo avvicinando al derby, signori, non so, Siberiano, se hai qualcosa da dire in merito. No, io spero che spero che ci arriviamo con i giocatori che ci potremmo arrivare. Spero che mazza come piagni, oh. Sempre, ma come allenatore ti sei mascherato da allenatore, ti sei mascherato con Mourinho che piagni come un assassino, piagni, è disperato. Non vinci, ma di che ma chi ruba? Ma perché te ha vinto, giusto? Ma che te lo dico? Dai, fuori gioco. Ma da chi? Fuori gioco di chi? Ma da chi fuori gioco? Ma da chi? Ma perché con il Spezia ha dato una partita vinta fuori gioco di 3 metri, Cervi? Ma di che cazzo stai a parlare? Ma sta a parlare della partita quando c'avevi i capelli, sta a parlare, amico mio. Oh, sta a parlare quando c'avevi i capelli lunghi. Ma che 3 metri? Ma hanno regalato più rigori a voi? Ho strillato, ho presa tutta per te, ho presa. Ma la voce la rimetti dentro al bucio del culo, non dove? Per favore. C'è una squadra che un anno rubò un calcio di rigore vergognoso e piò 3 pere e perse. Indovinate qual è? Posso dire un'altra cosa io? Cioè, voi quando rubate riuscite a perdere pure quando rubate. Pensa quanto siete scemi. Tu adesso mi devi mandare una lista di episodi a favore della Lazio e a favore della Roma. Me la mandi? Per favore.